46esimo Nautic Sud, punto di riferimento della nautica italiana, alla mostra d'oltremare dal 9 al 17 febbraio, in esposizione oltre 800 imbarcazioni. La nautica dei 420 metri sceglie Napoli per puntare al futuro del mercato di settore. Seguite il servizio. Siamo con Luigi dei Cantieri Manara, due importanti novità, due barche nuove per quest'anno, ma soprattutto anche una barchetta non realizzata da loro, di fabbricazione polacca, ma dopo ne parliamo. Luigi. Allora, partiamo esponendo i nostri tre modelli 2019 che abbiamo in fiera. Allora, la 555 Walkaround, che è una barca di 5,5 metri, con portata di 140 cavalli, è innovativa perché? Perché noi abbiamo preso, vari spunti dalle barche più grosse, avendo questo intaglio laterale, la finestra, dove che sostituisce, abbiamo, il, classico sostituisce il classico blò, permette di dare una buona luce e esteticamente, avendo già l'intaglio nella controstampata e permettendo questo plexiglass, dà una luce interna che nessuna barca di questa tipologia e questo genere fino ad ora ha mai avuto, e dentro c'è una buona cabina di 2 metri di lunghezza dove uno, se vuole fare la penichella pomeridiana, può farla comodamente. La motorizzazione consigliata? Motorizzazione consigliata è un 40-60 cavalli, altrimenti anche col 70 la barca va più che bene. Con un 70 Selva, che è un po' più potenziato rispetto a Yamaha, si arriva già a una velocità di 28-30 nodi, che è quindi una buona velocità, mentre col 60 si arriva sui 24-25 nodi, che è già un bel viaggiare per un mezzo senza patente, ecco. In questo padiglione troviamo tutti gli stand istituzionali, Marine, Esercito, Capitaneria, Carabinieri, Polizia, ma anche Comune di Napoli. Sono gli stand che praticamente in silenzio aiutano e salvano tantissime vite. In compagnia del comandante della motovedetta 550, comandante, com'è il comportamento dei diportisti? Diamogli intanto un voto scolastico. Per fortuna è migliorato molto negli ultimi anni. Quest'anno noi abbiamo effettuato una bella campagna per quanto riguarda tutela, salvaguardia ambientale e ovviamente per sicurezza della navigazione e dei diportisti. Per fortuna negli ultimi anni è andato migliorando l'attività dei diportisti, il comportamento soprattutto, infatti ormeggiano nelle zone consentite, escono con le dotazioni di sicurezza, non hanno particolari carenze. Rispetto dell'ambiente? Anche, per fortuna i partenopei hanno abbastanza rispetto del proprio ambiente. Perfetto, comandante, vuole ricordare il numero telefonico da digitare in caso di emergenza? Sì, il numero blu 1530 è attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, ed è a qualsiasi posto noi rispondiamo e si attiva la macchina dei soccorsi. In compagnia del dottor Mariano Barbi, presidente del progetto Siren, una cosa bellissima, soprattutto innovativa, perché si tratta veramente di rispetto dell'ambiente, ma soprattutto di ragazzi coinvolti in questa bellissima iniziativa. Sì, noi abbiamo coinvolto dei ragazzi dell'Istituto Colosimo, che è un istituto di ragazzi diversamente abili del campo visivo, ai quali stiamo facendo un bellissimo percorso di subacquea, e quindi gli consentiremo di poter apprezzare comunque un nuovo mondo, che è il mondo quello della subacquea. Pino, abbiamo fatto un giro nello stand, ci siamo incuriositi da questa veramente straordinaria macchina, noi l'avevamo scambiato per un elevatore. Che cos'è in realtà? Ma praticamente è un aiuto ai sub, persone anziane o con motorietà limitata, per la risalita in barca o per la discesa dalla barca in acqua.